Benvenuti ragazzi, nuova emulazione tattica da parte del vostro Magico Motta. E oggi parliamo di un allenatore più parlato, più gettonato nel momento, perché libero e viste le molte panchine che si libereranno in Europa in quest'estate, è uno dei più gettonati, tra cui in orbita Milan, anche se nelle ultime ore sembra l'inserimento del West Ham molto molto importante, anche perché sappiamo le disponibilità economiche che hanno le squadre di Premier, sia per l'ingaggio da poter offrire ad un allenatore che per le potenzialità di acquisto sul mercato. Comunque, per il momento il tecnico spagnolo non ha scelto la sua destinazione, quindi c'è sempre papabile il Milan, però a prescindere da questo, scopriamo come gioca Julen Lopetegui nella mia analisi tattica sul mio sito e la ricreazione tattica dell'emulazione in Football Manager 24. Partiamo quindi appunto da leggere l'analisi e via via andare anche a rivedere quello che diciamo della squadra e dei vari momenti dei calciatori direttamente in Football Manager. Introduzione. Sarà senza dubbio l'allenatore più gettonato di questa calda estate di cambiamenti per le squadre di calcio di tutta Europa. Julen Lopetegui al momento però si sta prendendo tutto il tempo per decidere la sua prossima destinazione. Ci sarebbe anche il Milan, che avrebbe deciso di separarsi da Stefano Pioli con una stagione di anticipo, ma le sirene inglesi del West Ham sembrano insidiare i rossoneri. L'ex CT della Spagna e del Siviglia, dove ha vinto l'ennesima Europa League del club, ha mostrato senza dubbio di essere un ottimo allenatore e far giocare bene le sue squadre. In questo articolo quindi ho deciso di portarvi il suo stile di gioco nell'analisi tattica ed emulazione tattica in Football Manager 24. Analisi tattica. Le sue esperienze con la Spagna sono state fantastiche, ma in questa analisi vorrei riportarvi la sua ultima squadra di club con cui ha vinto un trofeo, ed è il Siviglia. Lo stile di gioco del tecnico spagnolo è basato sul possesso palla, tipico delle squadre iberiche. I due terzini delle squadre di Lopetegui solitamente sono entrambi bravi sia ad attaccare che nel possesso palla, mentre i due centrali difensivi spesso sono complementari, con uno forte fisicamente e bravo sull'uomo e l'altro bravo in copertura. I due dei tre centrocampisti sono spesso bravi tecnicamente e a dettare il ritmo, con uno che resta in copertura preventiva. Intanto iniziamo a guardare lo stile tattico, tiki-taka verticale, perché i passaggi comunque sono orientati verticalmente, non orizzontalmente. Ecco la piccola differenza fra un controllo del possesso tiki-taka classico e un tiki-taka verticale. Mentalità ovviamente positiva. Poi abbiamo parlato dei due centrali difensivi, che sono uno in copertura e l'altro no. Quindi avremo come mentalità dei nostri difensori appunto uno in copertura e uno classico. Poi abbiamo parlato dell'uomo davanti alla difesa che è bravo ad impostare e resta poi in marcatura, tra virgolette, in copertura preventiva. Quindi è un regista arretrato perché imposterà ma resterà nelle zone arretrate del campo, e l'altro invece un regista avanzato. Il terzo è più di spinta e di inserimento. Dopo lo andremo a vedere il nostro ruolo. In attacco è presente un solo uomo centralmente, spesso fisico e bravo negli smarcamenti preventivi, mentre sull'esterno ci sono due giocatori bravi nei momenti senza palla, senza dare punti di riferimento e forti anche nella conclusione. Quindi il nostro attaccante sarà un centroavanti con libertà di movimento, appunto, così come l'hanno tutte la libertà di movimento, perché come andremo a vedere dopo nell'analisi, più avanti ci sarà molto interscambio nella parte avanzata della nostra squadra. Sulla sinistra abbiamo un'ala invertita, al quale diciamo di giocare più stretto con libertà di movimento. Dall'altra parte un trovaspazi, dopo andremo a leggere perché appunto. Partiamo comunque con la costruzione. Nella fase di costruzione un terzino si alza sulla linea dei centrocampisti, mentre l'altro resta basso per alimentare il fraseggio con i due centrali difensivi. I due centrocampisti di palleggio si scaglionano in supporto ai suddetti giocatori, come vediamo qui sotto nell'immagine. Quindi in Football Manager inseriamo un terzino fluidificante attacco, che sia sulla destra o che sia sulla sinistra, ovviamente è in base ai giocatori. Per esempio,
Nel Siviglia giocava a destra con Jesus Navas. Qui nel Milan, per esempio, potrebbe eventualmente giocare questa catena sulla sinistra, perché c'è Theo Hernandez. Quindi terzino fluidificante, attacco comunque, al quale diciamo di stare largo e allargare il gioco. Sulla destra abbiamo un terzino fluidificante, supporto al quale gli chiediamo di stare largo. Come abbiamo detto, la costruzione è dal basso, quindi partiamo palla a terra dalla difesa. L'ampiezza di attacco è abbastanza stretta. Proseguiamo poi con lo sviluppo. In questa fase uno dei due registi di Lopetegui resta in copertura, come abbiamo detto prima, visto l'avanzamento profondo di uno dei terzini, mentre l'altro avanza nella tre quarti avversaria. Ecco perché abbiamo scelto un terzino arretrato, scusate, un regista arretrato e un regista avanzato. Il terzo uomo invece cercherà di allargarsi sulla fascia, scambiandosi di posizione con l'esterno offensivo che non dà mai punti di riferimento. Ecco i nostri ruoli sulla catena avanzata di destra. Trova spazi, un uomo. Un ruolo che non dà mai punti di riferimento. Andrà in giro, tra virgolette, per il campo a cercare la posizione migliore per essere libero e attaccare lo spazio profondo. Mentre l'altro è una mezzala al quale gli diciamo di dribblare di più, perché bravi, spesso e volentieri con Lopetegui la mezzala l'ha fatta un attaccante esterno. Spesso ha giocato Suso, per farvi capire. Su, attacco. Lo vediamo qui sotto nelle immagini, lo sviluppo sulle fasce. Come infatti diciamo, lo sviluppo è quasi sempre sulle corsie laterali. Ecco infatti che nella nostra fase di possesso inseriremo concentrato il gioco sulla fascia sinistra e sulla fascia destra. Ovviamente, come in tutti i vari tiki-taka, controllo del possesso, eccetera, si cercherà di portare il pallone in area di rigore. Dribbling, si cercherà di dribblare di meno, se non singolarmente qualche ruolo, come abbiamo detto, qualche giocatore, specialmente gli offensivi, e la libertà di inventare è più creativa. La rifinitura è presa d'assalto dai giocatori delle squadre dello Spagnolo, che occupano la zona con 6-7 uomini, ovvero i tre attaccanti, i due terzini e due centrocampisti. Questa zona centrale serve per spostare velocemente la palla da una fascia all'altra. Come vediamo in questo caso, la sovrapposizione del terzino servita dal nostro centrocampista. Finalizzazione. Le modalità di finalizzazione della squadra allenata da Lopetegui sono varie e arrivano tutte dalle fasce. In primis il cross teso per la punta o l'inserimento dell'esterno opposto. Sempre dalle fasce può concludere con degli 1-2 tra terzino e esterno, oppure sovrapposizioni interne con passaggio filtrante. Come vediamo in questo caso, qui l'inserimento dell'attacco alla profondità dell'ala invertita a sinistra, e di qua vediamo le sovrapposizioni interne con il trovaspazi che va a servire o l'inserimento della mezzala o l'inserimento interno sempre del terzino. Quindi per finire la nostra fase di possesso, i cross, come detto, saranno tesi e si porterà il pallone in area di rigore. Passiamo adesso alla fase di non possesso. Le squadre di Mister Lopetegui si schierano in prima pressione alta con un 4-4-2 con l'attaccante all'esterno a coprire la zona centrale, spostando il possesso avversario sulle fasce, mentre l'altro esterno si allinea con i tre centrocampisti. La squadra si schiera corta e stretta, come vediamo in questa immagine nel pressing alto con il 4-4-2. Nella propria metà campo invece la squadra si schiera con un 4-5-1, come vediamo qua sotto. E il tutto in Football Manager lo troviamo con la fase di, scusate, prima non possesso, linea più alta con pressing alto. Si impedisce i passaggi al portiere e facciamo scattare il pressing molto molto più spesso. Quindi il pressing è intenso. Si sta alti, si fa il fuorigioco e si indirizza sui lati. Proseguiamo col vedere l'ultima cosa, cioè le due fasi di transizione. Quando recuperano il pallone, tendono a mantenere il possesso, mentre quando viene perso ripiegano riportandosi nelle loro posizioni.
Il che in Football Manager significa ritornate quando si perde il possesso, tenete la posizione quando si conquista. Il portiere ovviamente passa ai centrali difensivi. Detto questo, ragazzi, possiamo passare a vedere come è andata la stagione. Come vi dico sempre, che come testo io le tattiche senza mercato, senza allenamenti particolari, senza calci piazzati particolari, senza mai cambiare la tattica, solo prova tattica, a prescindere da come va la partita. E vediamo che partiamo testata con il Milan, ovviamente, così vediamo anche come può essere la squadra, come potrebbe andare la squadra del Milan. E vi anticipo già che porterò tutte le analisi di tutti i papabili allenatori del Milan, quindi arriveranno, a parte Conte, Thiago Motta, eccetera, che già sono presenti nella pagina YouTube e anche nel sito internet. Per esempio anche Paolo Fonseca, che sarà il prossimo. Detto questo, partiamo la vittoria con Torino e Lazio in campionato, pareggiamo con Napoli, perdiamo con la Juve, poi inizia la Champions League, vinciamo con il Lens, poi perdiamo con la Fiorentina, pareggiamo con il Manchester, vinciamo proprio con il Siviglia 3-2 e 3-1 al ritorno, pareggiamo poi con il Lens e vinciamo con il Manchester United 2-1 e con il Frosinone in Coppa Italia, il nostro primo turno, vinciamo 2-0. Nel frattempo in Serie A erano tutte vittorie, pareggiamo con il Cagliari, con la Roma, vinciamo con Bologna, Inter, pareggiamo con Lazio, vinciamo con Torino, poi perdiamo proprio con la Lazio in Coppa Italia 2-0, quindi usciamo al quarto turno, e perdiamo anche con il Napoli in campionato e con l'Udinese, poi vinciamo 4-1 con la Juventus, poi Newcastle, l'ottavo di finale, perdiamo 3-1 in Inghilterra, poi però vinciamo 5-0 in casa. Nel mezzo vittoria 4-0 con l'Atalanta, 2-0 Fiorentina, pareggiamo con l'Empoli, poi ancora in campionato tutte vittorie, Bayern Monaco, quarti finale Champions League, 1-1 in casa, poi andiamo a vincere 2-0 a Monaco in Germania con la doppietta di Okafor. Poi proseguiamo in campionato ancora con tutte vittorie, Atletico Madrid nella semifinale della Champions League, 0-0 a Madrid, poi vinciamo 2-1 in trasferta, poi ancora imbattuti in Serie A, poi la finale di Champions la perdiamo 1-0 con il Barcellona, il che significa che vinciamo il campionato con 98 punti, 28 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte, perdiamo la Champions League in finale con il Barcellona. Chiudiamo con 89 gol fatti e 31 subiti, miglior attacco, ben 30 gol in più della Juventus, squadra che ha fatto più tiri con 508, al secondo posto per i subiti. Possesso palla siamo al primo posto con 58, con 20.623 passaggi totali e l'89% riusciti. Per quanto riguarda i gol subiti, siamo al terzo posto con 31 per i clean sheet, idem al terzo posto con 16. Per quanto riguarda anche dettagli un po' più approfonditi delle nostre statistiche, 2,34 gol a partita in media, per l'XG siamo al primo posto con 83,7, senza calci di rigore 74, media 1,96 a partita. Per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere Vlahovic, noi abbiamo Jovic 18, parentesi, Giroud non era presente, ovviamente non posso sapere chi acquisterà il Milan, però ho tolto chi non ci sarà più, per esempio Giroud. E Leao con 16. Per gli assist, Reinders, che ha giocato come nostro regista avanzato, 16, Tio Hernandez 14, Pulisic da trovaspazi 14, Leao dalla invertita 9. In Champions League invece, guardiamo anche qua che siamo arrivati in fondo, siamo il quinto miglior attacco con 23 gol, per il possesso palla siamo con il 56% in 13 partite. Clean sheet siamo comunque al quarto posto con 5 clean sheet in 13 partite. Per quanto riguarda anche il dettaglio, la media dei gol fatti è 1,77 a partita. Per l'XG siamo al secondo posto con 22,19. La media è di 1,46 in 13 partite. Per quanto riguarda i giocatori, qui il cannoniere Haaland, abbiamo Tio Hernandez con 6. Per gli assist, Calabria con 4. Per concludere, risultati totali dei nostri calciatori. Jovic, il nostro cannoniere, il nostro attaccante, chiude con 20 gol. Leao 19-10, Tio Hernandez da esterno 18-15, Okafor 15, che lui si è alternato tra attacco e esterno come nella realtà,
Poi Renders 10 gol e 20 assist, Loftus-Cheek da mezzala 9-8, Chukwueze da esterno 7-1 per gli assist, bene anche Pulisic con 17 assist e 5 gol e anche Calabria con 7 gol. 4-3-3 Lopetegui. Introduction. He will undoubtedly be the most popular coach of this hot summer of changes for football clubs across Europe. Julian Lopetegui, however, is currently taking his time to decide his next destination. There would also be Milan, who would have decided to part ways with Stefano Pioli a season early, but West Ham's English sirens seem to be undermining the Rossoneri. The former coach of Spain and Sevilla, where he won yet another Europa League title for the club, has undoubtedly shown that he is an excellent coach and makes his teams play well. In this article, therefore, I decided to bring you his style of play in tactical analysis and tactical emulation in Football Manager 24. Tactical analysis. His experiences with Spain were fantastic, but in this analysis I would like to bring you back to his last club team with which he won a trophy, and that is Sevilla. The Spanish coach's playing style is based on ball possession typical of Iberian teams. The two fullbacks of Lopetegui's teams are usually both good at attacking and in ball possession, while the two central defenders are often complementary, with one physically strong and good at man play and the other good at covering. The two of the three midfielders are often good technically and at dictating the pace, with one remaining in preventive coverage. The third is more about pushing and inserting. In attack, there is only one man centrally, often physical and good at preventive clearances, while on the outside there are two players who are good at movements without the ball, without giving points of reference, and also strong in finishing. Construction. In the construction phase, one fullback stands up on the midfielder's line, while the other remains low to feed the frays with the two central defenders. The two dribbling midfielders are staggered in support of the aforementioned players. Development. In this phase, one of Lopetegui's two playmakers remains in coverage given the deep advancement of one of the fullbacks, while the other advances into the opposing midfield. The third man will instead try to spread out on the wing, exchanging positions with the attacking winger, who never gives points of reference. Development is almost always on the side lanes. The finishing is taken by assault by the players of the Spaniards' teams who occupy the area with 6/7 men, namely the three attackers, the two fullbacks, and the two midfielders. This central area is used to quickly move the ball from one side to the other. Finalization. The finishing methods of the teams coached by Lopetegui are varied, and they all come from the flanks. First of all, the cross aimed at the tip or insertion of the opposite winger. Always from the flanks, he can finish with 1-2s between the fullback and the winger, or internal overlaps with a through pass. Non-possession phase. Mr. Lopetegui's teams line up in first high pressure with a 4-4-2, with the attacker and the winger covering the central area, moving the opponent's possession to the flanks, while the other winger aligns with the three midfielders. The team lines up very short and narrow. In their own half, the team lines up with 4-5-1. In the two transition phases, the Spaniards' teams tend to maintain possession once they have recovered the ball, while when it is lost they fall back and return to their positions. Tactics in Football Manager 24. In Football Manager 24, the tactics are recreated with a style of play based on control of possession and an obviously positive mentality. The width of the team is quite narrow and the passes are shorter with a slightly lower pace. In the transition screen, we tick off the returned items and hold the position, while we tell the goalkeeper to pass it to the central defenders. In the non-possession screen, we will set the highest defense and pressing line, with high intensity. We prevent the opponent's buildup by sending it to the sides, and we stay high for offside.